Ich möchte zunächst mindestens einen Winter in Deutschland verbringen, vor allem um gut Deutsch zu lernen. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn Sie mir einen Rat geben könnten, in welcher Stadt ich mich niederlassen sollte. So schrieb 1931 der junge Norberto Bobbio seinem Lehrer Joele Solari. Ausgehend von Bobbio und seiner Schule bittet dies auch die Gelegenheit, heute zu verstehen, wie der italienisch-deutsche Dialog die italienische Rechtskultur geprägt hat. Proseguo in italiano e per capire eh, meglio, avvicinare questo dialogo così importante, siamo felici e onorati di avere... Qui con noi oggi il professor Mario Losano, che ringrazio moltissimo di aver accettato il nostro invito. Ed è difficile immaginare chi meglio di lui eh, ci potrebbe illuminare la storia di questo rapporto fra cultura giuridica italiana e cultura giuridica tedesca. Lozano, che oggi è oggi professore emerito di filosofia del diritto e di informatica giuridica dell'Università del Piemonte Orientale e professore anche per l'Università Milano Bicocca, ha insegnato fin dal 1968 all'Università Statale di Milano. È socio corrispondente di diverse accademie, tra cui l'Accademia delle Scienze di Torino e lo Hans Kelsen Institute di Vienna. E, a introdurre più ampiamente il professor Losano e il tema della serata abbiamo qui Fernando Daniello, ricercatore di filosofia del diritto che è attualmente docente ospite presso la Freie Universität Berlin. e anche membro della redazione... Della rivista In Molino anche con lui abbiamo anche già collaborato in passato molto felicemente. Ricordo un importante incontro fra i due presidenti emeriti della Corte Costituzionale italiana e tedesca l'anno scorso, del 21, Marta cartabia poco prima di diventare ministro attuale della Giustizia, e eh, Andreas Foskule. E, mh, questo grazie per essere qui a Fernando Daniello e grazie naturalmente anche alla collaborazione sempre ottima con l'Italian Centrum della Freie Universität Berlin. Eh, ricordo al nostro pubblico che la traduzione simultanea si deve a Richard Molko e che, come sempre, a conclusione dell'incontro potrete anche rivolgere delle domande ai nostri ospiti. E mi ritiro lasciando la parola a Fernando Daniello. Sì, grazie. Allora, buonasera, buonasera a tutti e tutti, eh, anch'io qualche piccolo ringraziamento di rito, grazie alla professoressa Foi che ha reso possibile questo incontro, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, grazie al professor Losano ehm, di essere qui con noi e grazie a tutti voi eh, qui e ehm, collegati da casa. Allora, questa sera noi parliamo di Norberto Bobbio, eh, che certamente non ha bisogno di, di presentazioni. È stato tra i più grandi intellettuali italiani del secondo Novecento. Eh, sui suoi testi si sono formate generazioni di giuristi, di filosofi del diritto e della politica. Eh, ancora oggi per chi decide di studiare filosofia del diritto eh, è impossibile non imbattersi nei suoi testi, per esempio il positivismo giuridico o eh, la teoria generale del diritto. Norberto Bobbio è stato nominato nel 1979 senatore a vita dal presidente Pertini e non ha mai fatto mancare il suo contributo nel dibattito pubblico del nostro paese. E nel libro che presentiamo oggi il professor Losano ha raccolto anche una serie di interventi che, appunto, Norberto Bobbio nel corso degli anni ha realizzato intervenendo nel dibattito civile e politico, per esempio la questione della laicità, dell'ora di religione, dell'aborto. Bobbio è stato però sempre, e credo che questo sia uno degli elementi che più traspare da, da, da questo libro, è stato un maestro. Eh, non ha mai perso questa idea di voler trasmettere ad altri eh, la, quello che lui, aveva, che lui stesso aveva, aveva appreso. Eh, per la chiarezza espositiva, Bobbio è stato sempre apprezzato e, e, e lui considerava questa chiarezza espositiva una volta, il professor Lozano mi ha confidato, che considerava questo, questa chiarezza un obbligo, un dovere verso il lettore e verso i suoi studenti di Bobbio è rimasta celebre la capacità di chiarire i concetti al centro della discussione e cercare sempre e comunque di ascoltare le ragioni dell'altro eh, uno dei motti preferiti di Bobbio scritti in uno dei suoi ultimi libri è eh, citazione non solo ho fatto l'elogio del dialogo ma l'ho praticato e il professor Losano che è stato allievo di Bobbio ha in questo libro, eh, a un certo punto, eh, eh, al termine di una eh, eh, attenta analisi delle ragioni della filosofia del diritto di Bobbio, ha eh, riportato proprio l'idea che, che Bobbio lasciasse ad altri anche il compito di continuare quelle sue ricerche e ha voluto concludere quel, quel capitolo con un, con un estratto dalla, dalla Divina Commedia, dal Purgatorio, paragonando Bobbio al, a, a colui che di notte, ha eh, con sé un lume, lo porta dietro di sé, e quindi non, non illumina il suo cammino, ma illumina la strada per gli altri. E quindi, nelle, eh, eh, con le parole del poeta, facesti come quei che va di notte e porta il lume dietro, e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. Ecco, eh, eh, nell'introdurre la nostra conversazione di questa sera. Io vorrei permettermi eh, eh, qualche ricordo personale perché eh, vorrei spiegare anche un po' cosa mh, mh, ci ha spinto a chiamare il, il professor Losano a parlarci di Bobbio e del suo rapporto con il, con il mondo tedesco, con la Germania. Quando io ho iniziato a occuparmi di filosofia del diritto circa 15 anni fa, eh, eh, mi fu affidata una tesi di laurea. E, ehm, L'autore sul quale dovevo lavorare era un tedesco, Rudolf von jering uno dei più grandi giuristi forse dell'Ottocento. Ed è un autore appunto fondamentale per la filosofia del diritto continentale, per lo stesso Norberto Bobbio. Ebbene, quando io ho incontrato Rudolf von jering ho incontrato anche il professor Losano, che è, è stato diciamo colui che ha tradotto eh, jering in Italia. E eh, tra l'altro l'incontro tra Losano e Gering si è svolto proprio qui a Berlino eh, quando lui era borsista. È riuscito a trovare un carteggio tra due grandi giuristi, Rudolf Gering e Gerber, e ha eh, pubblicato in italiano questo, questo carteggio. Da lì è iniziata una storia lunga. Nel eh, 1972, Losano pubblica il primo volume dello Scopo nel diritto, che è forse l'opera più importante. Di Rudolf Vojiring e ancora oggi se qualche giovane studioso vuole capire che cosa è successo nella Germania nell'Ottocento e quanto, quanto abbia pesato la cesura del 48 anche nella scienza giuridica continentale deve leggere non può non leggere l'introduzione corposo saggio che lo sanno a Introdotto, ha scritto proprio come introduzione al, al testo, alla sua traduzione dello scopo nel diritto. Ecco una pubblicazione, ripeto, per l'editore Naudi e questo lavoro Losano lo ha concluso 40 anni dopo perché eh, l'anno scorso, nel 2021, è uscito il, il seco, la traduzione del secondo volume dello scopo nel diritto e chi legge questa nuova introduzione? Vedrà come il professor Lozano è riuscito a riattualizzare di nuovo Yering, a farci capire quanto il secondo volume del, dello scopo nel diritto costituisca la fondazione della moderna sociologia del diritto e quindi ci ha dato un altro libro che ci permette oggi di discutere di temi molto complessi, per esempio il rapporto tra diritto e religione. Eh, sempre per parlare del rapporto tra Bobbio, Lozano e la Germania, io non posso, citare una non posso non citare di nuovo una cosa che ho raccontato ieri ai agli studenti della Frei University, perché eh, a un certo punto Norberto Bobbio, poi magari dopo diremo perché, affida a Losano un compito eh, da far tremare i polsi, cioè tradurre il più grande giurista del Novecento, Hans Kelsen. E ehm, Lusano prende seriamente questo compito, comincia a tradurre Kelsen, va detto forse per chi non è eh, eh, dentro la, la disciplina, la prima edizione della dottrina pura del diritto è del 32, 1932. Poi succede di tutto, lo sappiamo bene, anche nella vita di Kelsen, Kelsen mh, dalla, prima in Austria, poi in Germania, poi in Svizzera lascerà il suo... Paese andrà negli Stati Uniti d'America. Nel 1960 esce questa nuova edizione, la seconda edizione della Reiner Exler. Losano comincia a tradurre questa, questa, questa seconda edizione e si rende conto che in alcuni aspetti, in alcuni punti c'è bisogno di, di qualche chiarimento. E eh, scrive a Kelsen: comincia un, una, una lunga uh, uh, sequenza di, di lettere, a cui Kelsen risponde perché si rende conto che sono domande che effettivamente servono. A chiarire il senso di alcuni concetti, e in effetti l'edizione curata da Losano della seconda eh, eh, edizione della Dottrina Pura del Diritto, l'edizione italiana, è in realtà una terza edizione. Tant'è che oggi, qualche anno fa, è appena uscita la Studienausgabe della seconda edizione della Reiner Exlere in Germania per l'editore Moa Siebeck, e queste lettere di Losano sono contenute, sono commentate nell'introduzione da Mattia Siestat che è il curatore dell'opera dell omnia di, di Kelsen. Ecco, eh, eh, anche quella edizione della Rainer Exlere è stata pubblicata dall'editore Einaudi. Allora abbiamo già una serie di personaggi, eh, abbiamo già cominciato a citare, c'è Mario Losano che è l'allievo di Norberto Bobbio accanto a Giulio Einaudi e sono tutti piemontesi. Eh, mh, ecco allora, io eh, eh, diciamo così: mh, siccome questo libro comincia con un'osservazione un interessante, Bobbio è dentro una tradizione che Mario Losano chiama la Scuola di Torino, che ha già un profondo rapporto con la Germania, e eh, una, in questa tradizione Bobbio è un anello importante, ma non è l'unico. Abbiamo visto quelli che appunto verranno dopo di lui, tra cui il professor Losano che ha dato un contributo. Vi ho raccontato ieri in Kelsen, potremmo continuare a parlare. Ma è una tradizione che preesiste allo stesso Norberto Bobbio. Allora, nell'introdurre il professor Losano, ecco, eh, volevo chiedergli se può raccontarci qualcosa in più di questa scuola di Torino con la quale poi in fondo si apre il libro, eh, questa biografia culturale di, eh, di Norberto Bobbio. Ecco, partirei proprio da qui e darei così la parola al professor Lozano. Vi ringrazio per l'introduzione, per le precise e generose parole dell'amico che ha presentato il quadro di queste attività. Vorrei ricordare una cosa, che la traduzione della dottrina pura del diritto di Kessel mi è stata affidata da Bobbio mentre io ero ancora studente. Nel 1960 io avevo 21 anni e quindi è stato un gesto di fiducia che ancora oggi mi stupisce. È importante quello che è stato sottolineato nella presentazione perché effettivamente esiste una sequenza precisa di docenti e studenti, poi a loro volta docenti nella filosofia del diritto in Piemonte, che non è stata finora approfondita. Io ho già fatto alcuni studi di cui parlerò in seguito. Direi appunto che bisogna distinguere quello che è una, quello che io ho chiamato la scuola della filosofia del diritto di Torino, e la scuola che è stata detta di Norberto Bobbio. In, in Spagna, per esempio, hanno pubblicato questo bel libro sulla scuola di Bobbio, prendendo in considerazione coloro che dopo Bobbio e con la formazione ricevuta da Bobbio si sono occupati di filosofia del diritto. Quindi, praticamente, diventa questo tipo di ricerca della scuola di Bobbio una specie di studio sulla filosofia giuridica in Italia di ispirazione analitica, con delle forti oscillazioni. Quello che io propongo viceversa è un qualche cosa di diverso che prende origine a metà dell'Ottocento, con un personaggio che nasce nel 1807, Pietro Luigi Albini di Novara, che è all'origine della filosofia del diritto a Torino, in un'epoca in cui l'Italia non esiste ancora, in un'epoca in cui prendono forma delle istituzioni che poi si estenderanno all'Italia unificata. Quindi la genesi della filosofia del diritto a Torino apre le porte alla filosofia del diritto che verrà insegnata in Italia. Pietro Luigi Albini nasce nel 1807 e muore nel 1863 e non è un filosofo del diritto perché nella sua, inizio, nel suo inizio di carriera la filosofia del diritto non esiste nell'Università di Torino. In realtà insegna quello che si chiama enciclopedia giuridica che è esattamente la traduzione in italiano di Juristische Enzyklopädie recepita dalla Germania. Questa ricezione dalla Germania è ratificata da un contatto personale molto chiaro e molto frequente con Karl Mittermeier. Nel primo lavoro che ho pubblicato su Pietro Luigi Albini, alle origini della filosofia del diritto a Torino, ci sono in appendice due documenti che attestano questa collaborazione. E cioè, il signor Mittermeier pubblica un giudizio sul saggio analitico sul diritto e scienza e istruzione politico-legale di Pietro Luigi Albini, saggio analitico sul diritto e sulla scienza e distruzione politico-legale. La filosofia del diritto non esisteva ancora e di fatti la recensione che pubblica Mittermeier nel 1840 porta come titolo Juristische Enzyklopädie in Italien. Questa enciclopedia giuridica era un corso di introduzione al diritto per gli studenti dei primi anni o del primo anno addirittura. Comprendeva quindi una parte storica in cui non a caso lo storico del diritto Albini inizia la sua attività e una seconda parte che chiameremmo di tipo sistematico o analitico in cui propone, il, in questo caso Albini, i concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico. Da questa seconda parte della Juristische Enciclopedie, dell'enciclopedia giuridica, prende origine la filosofia del diritto. Siccome Pietro Luigi Albini non è solamente un avvocato e un giurista, ma è anche un politico, partecipa all'attività di riforma universitaria e fa introdurre la materia nel curriculum delle università piemontesi. Con l'unificazione dell'Italia, le strutture del Piemonte si, esten si estendono alla penisola unificata e di conseguenza lì entra la filosofia del diritto nell'insegnamento. Quindi, chiaramente, un legame con Mittermeier che non è solamente un legame di recensione da parte di Mittermeier di un testo di Albini. Esiste uno scambio epistolare di notevole dimensioni che voi vedete qua ed è lo scambio di lettere tra Albini e Mittermeier. Sclopis entra come studioso dell'Accademia delle Scienze in questo contesto. Uno scambio di lettere di queste dimensioni che io ho avuto il piacere di pubblicare e che per i nostri rapporti tra Italia e Germania assume un peso particolare perché Mittermeier scrive ad Albini in un ottimo italiano. Io, che mi lamento sempre dell'ormai vicina scomparsa di questo dialetto dell'Europa meridionale parlato solamente dagli autoctoni. Di fronte a un documento di questo genere non potevo far altro che trascrivere tutto religiosamente. Quindi, sull'origine della filosofia del diritto in Italia, abbiamo il lavoro di Pietro Luigi Albini in diretto collegamento, come vi dicevo, con la Germania, con Mittermeier, in una corrispondenza continua. Pietro Luigi Albini è un professore nell'Università Torinese in cui forma il successivo cultore della filosofia del diritto che è Giuseppe Carle. Giuseppe Carle insegna filosofia del diritto con opere che già trattano il la materia con il vocabolo, la designazione precisa. Prospetto di un insegnamento della filosofia del diritto, scrive, pubblica un libro nel 1874. Quindi, con Giuseppe Carle, la filosofia del diritto si afferma in Piemonte. Notate, se mi è concesso una piccola digressione, che il ricorso al, eh, al tedesco è abbastanza eccezionale. In Piemonte, perché in realtà la seconda lingua del Piemonte è sempre stata il francese, fino alla mia generazione praticamente. Il che significa che, per esempio, gli atti parlamentari erano redatti nella lingua di chi parlava, e cioè o francese o italiano, perché la diffusione nell'alta borghesia e in certe parti del Piemonte del francese era un dato di fatto, non solo nell'epoca dell'occupazione napoleonica, quando il Piemonte è stato incorporato alla Francia, ma costantemente questa lingua era usata come lingua colta, a volte addirittura a scapito dell'italiano. Esempio tipico è Camillo Benso, conte di Cavour, che era più a suo agio nel francese che non nell'italiano. D'altra parte, i rapporti con la Germania esistevano perché il Piemonte, non a caso, è stato chiamato spesso la Prussia d'Italia per la funzione che ha avuto come la Prussia nell'unificazione del, della penisola del, e la creazione quindi di uno Stato unitario. È una storia curiosa che certi Stati periferici. La Prussia e il Piemonte hanno una funzione unificatrice rispetto alla Germania e all'Italia. Una funzione analoga a quella nella classicità greca ha avuto la Macedonia che con Alessandro Magno ha occupato tutto lo spazio possibile partendo da una posizione assolutamente periferica. Questo contatto con la Germania è in realtà un contatto con la Prussia. Prussia che in realtà era presente come nume tutelare dei Valdesi protestanti nel territorio piemontese, perseguitati durante l'epoca 500-600, rientrati poi che fino ad oggi usano molto il francese come lingua interna. Questi, eh, questi, queste minoranze, i, gli ebrei e i Valdesi, hanno ricevuto i pieni diritti civili con lo Statuto Albertino del 1848 e le lettere patenti, di cui si celebra l'annuale anniversario il 17 di questo mese, che è una grande festa per i Valdesi, che celebrano appunto la grande rentrée dalla Svizzera in quelle che sono ancora oggi chiamate le Valli Valdesi. Ebbene. Pietro Luigi Albini, come deputato al Parlamento, è relatore sulla legge dell'emancipazione dei Valdesi. Entra qui in primo piano un elemento che ritroveremo in tutta la scuola di Torino, non tanto una affiliazione di tipo metodologico o filosofico, ma un'attenzione ai problemi sociali. Con metodologie che possono essere diverse, ma costantemente presenti in ciascuno degli appartenenti a questa scuola giusfilosofica. Dunque, dicevamo: Pietro Luigi Albini apre le porte alla filosofia del diritto, Giuseppe Carle, e siamo già più avanti, nella seconda metà dell'Ottocento, Giuseppe Carle muore nel 1917 la filosofia del diritto con lui si è assestata e gli succede gioele solari gioele solari è una figura chiave che non a caso barbano il sociologo del diritto di torino chiama il maestro dei maestri perché è lui che giunto alla cattedra formatosi in un laboratorio di economia politica ma poi portato alla filosofia del diritto da Giuseppe Carli, diventa la persona che prepara Norberto Bobbio, Renato Treves, Uberto Scarpelli, Pietro Gobetti, Alessandro Passarendan Trev, Luigi Firpo che è stato mio docente e altre persone ancora, cioè praticamente la scuola che costituirà l'ossatura più forte degli studi filosofico-giuridici dell'Università di Torino. Quindi l'appellativo con cui si rivolge a lui Barbano, chiamandolo maestro dei maestri, è più che mai appropriato. A Gioele Solari, cioè in parallelo con Gioele Solari, succede e lavora anche Annibale Pastore. Anche lui, eh, tutto sommato, interessato ai problemi sociali, ma con una polivalenza di interessi assolutamente, in, direi quasi incompatibile con la denominazione di filosofo del diritto. Annibale Pastore, infatti, insegna filosofia teoretica alla eh, facoltà di filosofia. Ma dire che insegna filosofia teoretica è fortemente riduttivo. Per farne solamente un breve cenno, si occupa di filosofia del diritto, si occupa di logica formale, si occupa di calcolo matematico, si occupa anche di problemi matematico-fisici che sfociano in applicazioni pratiche come alcuni studi sul film a tre dimensioni addirittura entra nella storia delle macchine da calcolo perché pensa di costruire e propone una macchina per il calcolo logico, per effettuare esposizioni logiche che viene effettivamente esposta nel 1938 all'esposizione sull'autarchia che si è tenuta a Torino. E qui ritrovo una delle mie radici come informatico giuridico perché io mi sono occupato della storia delle... Macchine da calcolo, e risalendo mi sono trovato alle prese con un filosofo teoretico come Annibale Pastore, che insegnava in parallelo a Gioele Solari. Gioele Solari nella facoltà di giurisprudenza, Annibale Pastore nella facoltà di filosofia. Allievo di entrambi è Norberto Bobbio. Dico allievo di entrambi perché Norberto Bobbio ha due tesi di laurea, una del 1931, una del 1933. La prima è una tesi di laurea fondata essenzialmente su problemi giuridico-filosofici ed ha un chiaro titolo: Filosofia e dogmatica del diritto. Diceva Bobbio quasi un compito di scuola che veniva assegnato a chi si accingeva a fare la libera docenza, non c'era il dottorato allora, in filosofia del diritto per intraprendere poi la carriera universitaria. Però dopo questa tesi legata a Joele Solari e alla filosofia del diritto, Bobbio si laurea in filosofia teoretica. Era possibile il passaggio al secondo o terzo anno dell'altra facoltà in base agli esami che erano stati sostenuti. E quindi nel 1933 Bobbio una te pubblica, scusate, difende una tesi intitolata La fenomenologia di Husserl, perché tra le tante attività svolte dal poliedrico pastore c'era... L'introduzione in Italia della fenomenologia e di Husserl. Bobbio quindi ha una duplice radice nella facoltà di giurisprudenza nella facoltà di filosofia. Nella facoltà di filosofia, l'interesse per la materia che allora insegnava con grande passione Pastore, e cioè Husserl e la fenomenologia lo occuperà solo per qualche tempo e poi si concentrerà viceversa Bobbio sulla filosofia del diritto di tipo tradizionale ereditata dall'insegnamento di Gioele Sorari. Però le due tesi oggi sono praticamente eh, presenti, io sto cercando di pubblicarle, cosa che non è del tutto facile. Accanto a Norberto Bobbio si laurea gioele solari anche renato treves persona a me particolarmente cara perché l'ho poi seguito a milano a super giù l'età di bobbio bobbio nasce nel 1909 treves nasce nel 1907 ed hanno una tipica vita torinese frequentano tutti e due il liceo d'azeglio renato treves eh, si interessa però in, di altri temi, e in particolare, nel 1932 Gioele Solari, ai due che stanno preparandosi alla carriera accademica, fa presente che non si può fare filosofia del diritto senza sapere il tedesco. Di conseguenza, pressoché manu militari, vengono mandati Bobbio e Renato Treves in Germania. Sull'andata di Bobbio, è già stato accennato in precedenza. Che il, il passo di, che, di Bobbio che si riferisce a questo, e Bobbio va a studiare ulteriormente Husserl, che era in quel momento il problema che appassionava Pastore e di riflesso appassionava Bobbio. Renato Treves, viceversa, incontra a Colonia Kelsen e qui nasce la storia torinese, tra virgolette, di Hans Kelsen. Siamo nel 1932. Rapidissima parentesi su Kelsen. Nel 1933 Kelsen deve emigrare e per prepararsi all'emigrazione scrive un librettino, un, un articolo lungo o un libretto breve in cui condensa le sue visioni filosofiche o giuridiche. È la genesi della dottrina pura del diritto che viene pubblicata in Olanda e in tedesco. Perché in tedesco non si poteva già più pubblicare, un autore considerato di, di stampo socialista ed ebreo, non si poteva pubblicare in Germania. Renato Treves sarà il traduttore italiano di questo testo tedesco a cui verranno aggiunte due piccole appendici e diventerà la prima edizione italiana della dottrina pura del diritto, pubblicata da Leinaudi quando Treves rientrerà dall'esilio argentino cui è stato obbligato dalle leggi razziali. Avendo Leinaudi pubblicata la prima edizione, al pubblicarsi della seconda edizione, come accennava il precedente il relatore, 1960, automaticamente Leinaudi riceve l'opzione per tradurre la seconda edizione. Consulente giuridico di Giulio Inaudi è Norberto Bobbio. Io ero a quell'epoca allievo di Norberto Bobbio. Bobbio, con questo gesto di fiducia che mi sorprende ancora, mi affida la traduzione della dottrina pura del diritto, che quindi ha una sua traiettoria interamente torinese. L'abbiamo ristampato ancora recentemente e, insieme con un gruppo di colleghi torinesi, la presenteremo nei giorni prossimi a, qui a Torino di nuovo. Dopodiché Prendendo in considerazione Bobbio, esiste effettivamente una scuola di Bobbio che sviluppa singole parti del pensiero di Bobbio. Uberto Scarpelli sviluppa la parte di filosofia analitica che trova radici in una parte della produzione di Bobbio. Amedeo Conte sviluppa la parte di logica formale. Gavazzi si occupa anche lui di Kelsen. E di, e di teoria generale del diritto e in particolare del tema dell'interpretazione in Kelsen. È questa più strettamente quella scuola di Bobbio che è una parte della più generale scuola torinese che ho cercato di descrivervi attenendomi ai 20 minuti che mi erano stati assegnati. Grazie di cuore per la vostra attenzione. Sì. Grazie professor Losano. io diciamo eh, eh, provo una, anche a fare un piccolo eh, eh, riepilogo, abbiamo parlato eh, spesso col professor Losano di, eh, di questi eventi e c'è anche qualche episodio eh, forse all'epoca meno divertente, oggi, oggi suona eh, abbastanza così curioso insomma perché il povero Kelsen cerca di pubblicare anche in Italia questo, questo manoscritto si rivolge a Del Vecchio e mi raccontava il professor, professor Losano, Kelsen eh, eh, appunto scrive un po' a tutti perché ha bisogno di pubblicare questa, questa, questa sua monografia, questo suo lavoro, cercando appunto di trovare una collocazione accademica che non sia in Germania. E immaginate il povero Kelsen così preso da tanti problemi in Germania, c'è il nazionalsocialismo, del vecchio da Roma lo tempesta di domande chiedendogli una foto di Kelsen perché del vecchio aveva una, una, una passione, aveva una raccolta di fotografie di tutti i filosofi del diritto e quindi in questo caos il povero Kelsen eh, che cercava di appunto, eh, tra virgolette, piazzare un po' insomma, la sua, il, il suo lavoro che poi sarebbe diventata l'opera più importante. Della filosofia del diritto del Novecento si vedeva rispondere da Roma, ma sì, vediamo. Però intanto mi mandi mi mandi una foto. Questo era veramente come una goccia che scavava la pietra. Mi, sì, certo, ci provvederemo alla traduzione, ma mi mandi una sua fotografia di formato non piccolo ogni eh, volta glielo chiedeva effettivamente. Doveva essere anche quindi, diciamo, in un formato eh, particolare e, e e Kelsen evidentemente la mandò perché poi nell'archivio del vecchio questa fotografia è, è ricomparsa. E sempre Bobbio invece nel, nel suo viaggio eh, tedesco, nel suo viaggio incontra Schmidt e, e nel, eh, in, in, nel testo il professor Lozano fa riferimento al fatto che Bobbio era molto sorpreso dall'accoglienza che un professore dell'importanza di Schmidt appunto eh, eh, del modo in cui Benevolmente accolse il giovane Bobbio e, 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 appunto, si intrattenne con lui, ebbero una serie di discussioni. E quindi questo ci porta, diciamo così, il professore è già iniziato ad accennare alla eh, nuova scuola di Torino e ai suoi profondi rapporti con, con, con la Germania, che è diciamo eh, la seconda tesi di laurea è su Husserl, ma poi arriverà invece l'autore che. In effetti, eh, cioè che cambierà completamente l'interesse diciamo di, di, di Bobbio riportandolo al suo amore eh, diciamo così, originario, quindi alla, alla, alla filosofia del diritto. Ecco, io chiederei al, al professor Losano se magari ci vuole, vuole aggiungere qualcosina su questi aspetti, diciamo così, de, del rapporto tra tra eh, eh, Bobbio e, e Hans Kelsen, diciamo come poi sarebbe maturato anche diciamo, il suo intervento rispetto alla, tradu alla traduzione della seconda edizione della, della dottrina pura del diritto. Dunque, su questo abbiamo detto che le due tesi di Bobbio hanno una vita diversa. La tesi di filosofia del diritto è la radice di uno sviluppo successivo lungo e esteso. La tesi di filosofia teoretica è una analisi della filosofia di Husserl molto precisa, molto attenta con degli spunti critici, ma molto di filosofia teoretica. In un momento ci terrei a pubblicare i due testi perché consentono di vedere la differenza tra il bobbio nella fase formativa e il bobbio quando già inizia a pubblicare. Bobbio pubblicherà effettivamente qualche cosa sull'indirizzo fenomenologico, in particolare un volume che è stato ripreso a cura di Paolo Di Lucia, che è a, a Milano, ed è questo. Però si vede che già dal titolo parla senza dubbio del, dell'indirizzo fenomenologico, ma già qui lo pubblica precisando l'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, cioè cerca di spiegare che impatto e importanza possa avere la, la fenomenologia per l'elaborazione di una filosofia del diritto e della società. È stato questo ripubblicato. Ha avuto fortuna al momento in cui Bobbio pubblicò questi testi, è stato tradotto in inglese, cosa che è abbastanza rara tutto sommato, ma non ha avuto ulteriore seguito. Viceversa, nel, eh, nel corso degli anni '40, Bobbio si accosta sempre di più a Kelsen, che nel frattempo è passato dal suo primo esilio in Germania, 1932-33, al all'esilio nella Svizzera e dalla Svizzera poi allo scoppio della guerra alla, agli Stati Uniti. Tenete conto che oggi è difficile capire perché Kelsen abbia fatto quest'ultimo cambio di cui lui stesso scrive poi a chi aveva lasciato a Ginevra, forse la mia partenza da Ginevra è stata troppo precipitosa allora non si poteva sapere che la neutralità della Svizzera sarebbe stata rispettata. Il timore di Kelsen era di ritrovarsi i nazionalsocialisti nella Svizzera, così come era capitato al nord dell'Europa, nel Belgio, nell'Olanda, quelli che proprio lo avevano allontanato dalla università tedesca. Di conseguenza si va negli Stati Uniti e di lì... Continua a, te, a elaborare la sua dottrina pura del diritto. Bobbio, sull'indicazione anche di Renato Treves, che nel frattempo è in esilio in Argentina, affronta Kelsen e col 1949 avviene quella che Bobbio stesso chiama tra, da porrei, tra virgolette la conversione a Kelsen. Bobbio diventa la persona che introduce Kelsen attraverso la casa editrice Inaudi e le traduzioni prima di Renato Treves e poi mie introduce Kelsen nella cultura giusfilosofica italiana. Quindi, da questo punto di vista, l'introduttore del Kelsen in Italia è Bobbio, il traduttore del Kelsen il primo è senza dubbio Renato Treves che ha avuto queste vicende legate alle leggi razziali che hanno imposto una cesura nelle sue pubblicazioni. L'edizione delle Inaudi, della prima edizione, è del 1952, perché solamente dopo essere rientrato con le difficoltà che esistevano anche per il rientro a quell'epoca, solamente a quell'epoca ha potuto poi rimettere mano alla traduzione della prima edizione della dottrina pura del diritto. Bobbio si è occupato di Kelsen non solamente in vari saggi, ma nell'insegnamento concreto Bobbio ha spessissimo portato come esempio anche di chiarezza nella formulazione il testo di Kelsen. E devo dire che per un giovane che affronta la traduzione della seconda edizione della Rainer Estere, tradurre un testo impegnativo e preciso come quello di Kelsen, sotto la supervisione di Norberto Bobbio, è una grande scuola, effettivamente. Bobbio successivamente pubblica una serie di saggi, anche critici, ma tutto sommato. Favorevoli al positivismo giuridico kelseniano e di conseguenza segue Kelsen tanto nell'ambito della filosofia del diritto quanto nell'ambito della filosofia politica, che è l'altro tema su cui Bobbio ha sempre lavorato. Qui vorrei introdurre una breve, intro, una breve precisazione. Bobbio si è sempre occupato di filosofia del diritto e inevitabilmente di alcuni aspetti della filosofia politica. Nella prima fase della sua vita si è occupato prevalentemente di filosofia del diritto e quindi l'accentuazione cade sulla filosofia del diritto. Nel 1972 passa alla cattedra di filosofia della politica nella facoltà di scienze politiche. E qui si ha un cambio di accento. Non abbandona la filosofia del diritto, ma prevalentemente accentua la sua produzione di filosofia della politica. È la seconda fase di Bobbio, in cui Bobbio diventa un filosofo della politica. In parallelo, l'attenzione alla politica anche nella prassi non gli è mai mancata. E su questo potremo poi eventualmente tornare. La fortuna è stata di avere come editore allora Giulio Einaudi, che era un editore vero, con un interesse profondo nella cultura e con un'attenzione particolare ai consigli che venivano da Norberto Bobbio. Bobbio era, la, il diritto non era particolarmente amato nella casa editrice Einaudi che era composta prevalentemente da letterati, storici, umanisti, questa materia giuridica non, non piaceva molto. Bo, eh, Bobbio come consigliere era molto ascoltato e in Audi ascoltava molto il parere di Norberto Bobbio. Quindi, ad esempio, dopo che io avevo tradotto Kelsen, che era rimasto bloccato per qualche tempo, ma nel 60, 1966... Era poi stato pubblicato da Leinaudi, in una delle sedute del mercoledì in cui si discuteva il piano editoriale è giunta la proposta di tradurre un pandettista. E Bobbio a questo punto ha detto: Ma perché tradurre Purta quando non abbiamo ancora tradotto K Jering? Giulio Inaudi a quel punto ha detto: È vero, se è da tradurre, allora facciamolo. E poi lo traduce Losano. E così io mi sono trovato Iering da tradurre ed è cominciata la storia Jeringhiana, cui vi ha accennato precedentemente l'amico Danieto. Ma l'interesse centrale dal 1949 in avanti, nell'ambito della filosofia del diritto di Bobbio, è spuntato, puntato su Kelsen con accenni critici, indubbiamente, ma fondamentalmente il positivismo giuridico che il segnano è accettato da, da Bobbio. Sì, beh, qui ci sarebbe davvero tanto da, da dire, soprattutto perché grazie a Bobbio, Treves, Lozano si apre in Italia una storia che è quella di Kelsen, che mh, a mio avviso ha ricevuto in Italia... Molta più attenzione di quanto poi non abbia ricevuto in Germania, cioè lo studio che noi facciamo in Italia di Kelsen è certamente più, anche grazie al lavoro che è stato accennato adesso al professor Losano di Bobbio, per noi, Kelsen è un autore davvero fondamentale. E, e mi piace anche ricordare il fatto che è uscito di recente la, la biografia di, di Kelsen, un lavoro enorme, sono oltre mille pagine, per la prima volta abbiamo una biografia di Kelsen e anche il professor Olekoski, un austriaco, ecco, ragiona molto su questa assenza nella, eh, nella, nella scienza giuridica tedesca, eh, anche attuale, di, di Kelsen. Ma diciamo, direi di, di tornare a Bobbio. E eh, eh, qui col professore volevamo provare a ragionare un po' su un tema più eh, biografico, cioè il rapporto tra Bobbio e il fascismo. Eh, questo perché negli anni, subito dopo gli anni 90, ecco forse è il caso di fare una piccolissima introduzione su questo fatto, mh, col 92 in Italia scompare completamente il sistema dei partiti, in modo particolare eh, eh, vengono cancellati gli ultimi partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè i, i partiti che, che hanno prodotto materialmente eh, la resistenza, hanno fatto la resistenza e poi hanno scritto la Costituzione. Nel momento in cui, diciamo, con gli anni 90 e, e anche con, con, con il primo governo Berlusconi, c'è uh, uh, un diverso modo ecco, di, 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 di accostarsi al fascismo, c'è un, una polemica molto forte e viene investito anche lo stesso, lo stesso Bobbio uh, uh, che verrà diciamo, uh, uh, accusato, adesso non, non abbiamo il tempo di riprendere tutta questa polemica, però in effetti uh, viene uh, uh, accusato di aver convissuto con quel regime. E quindi tutto sommato diciamo, il, il, il giudizio sul, sul fascismo e sul regime poteva essere relativizzato. Insomma, in fondo non era stata una dittatura poi così tanto uh, uh, totalitaria se lo stesso Norberto Bobbio aveva potuto avere un rapporto con, con quella dittatura. Io ricordo, ho, ho chiesto di, fare, di parlare al professor Lozano di questo aspetto perché... Eh, Willy Brandt eh, in Germania negli stessi anni, cioè all'inizio degli anni 90 in realtà, eh, poco prima di morire, lui fece molti interventi eh, chiedendo ai tedeschi occidentali di non essere troppo duri nel giudizio con, eh, eh, con la DDR e con chi aveva convissuto con quel regime. Willy Brandt era uno che di dittature se ne intendeva perché aveva, anche lui era scappato era scappato, era dovuto andare in esilio eh, all'avvento del, del nazionalsocialismo, poi era tornato ed era stato fatto oggetto di una campagna denigratoria fortissima negli anni 60 da parte dei, dei conservatori che mettevano i manifesti Willy Brandt, eh, eh, ma in realtà citavano il suo vero nome, Herbert Fram. E quindi, ecco, chiederei al professore se ci vuole un po' raccontare il senso di quella polemica, come Bobbio visse quella polemica e qual è però in realtà il vero rapporto che il giovane Bobbio ebbe ad avere con, con, questo, con questo regime. Cito qui solo per dare la parola poi al professore quello che Bobbio scrisse eh, diversi anni dopo sulle, sulle leggi razziali, vorrei comunque citarlo, cioè eh, con l'approvazione improvvisa e improvvisata delle leggi razziali, la nostra generazione si trovò negli anni della maturità di fronte allo scandalo di una discriminazione infame che in me come in altri lasciò un segno indelebile. Ecco, poi l'intervento continua. Eh, eh, mh, mh, e appunto chiederei al professore se mh, può riportare un po' all'attenzione a quella polemica e anche al giovane Bobbio col rapporto con rapporto con il regime di allora in estrema sintesi bisogna ricordare, e questo mi sono accorto che spesso viene dimenticato perché se ne è persa memoria, specie nelle generazioni più giovani dei miei studenti. Bisogna ricordare come era organizzato lo Stato fascista per praticamente appropriarsi e controllare le classi dirigenti. Chi entrava nell'università entrava nel GUF, cioè nell'organizzazione fascista degli universitari, automaticamente, così come in pratica si entrava automaticamente attraverso le corporazioni e così via. Di conseguenza lo studente universitario si trovava già irregimentato nel momento stesso in cui entrava nell'università. Tenete conto che Bobbio è nato nel 1909 e quindi nell'età universitaria lui entra in una struttura universitaria già controllata da questo sistema. Il sistema era quello chiamato della leva fascista. In altre parole, chi era entrato in questo sistema passava poi in vari gradi e strutture in base alla sua vita successiva. Ad esempio, Bobbio entra, viene ascritto alla Gioventù, del, alla gioventù Fascista, si laurea e automaticamente si trova iscritto al Partito Fascista. Di conseguenza la sua partecipazione al fascismo è stato un portato della struttura sociale dentro cui si trovava. Il suo atteggiamento successivamente è stato anche di opposizione, però ovviamente di un'opposizione molto controllata perché da sempre lo stesso partito comunista clandestino diceva è meglio che si assenta a un certo aspetto del regime piuttosto che non è obbligarsi all'esilio perché a quel punto il luogo lasciato libero da chi va in esilio viene occupato da una persona sicuramente fascista quindi resistere in un modo attenuato e bobbio a questo punto è presente in questo contesto l'oggetto maggiormente conteso però è questo Bobbio aveva assunto delle posizioni critiche con un gruppo di torinesi, la cui storia è tracciata nel libro, e viene scoperto dalla polizia, riceve un ammonimento formale, che è, diciamo, il primo passo verso una sanzione più grave. L'ammonimento preclude comunque la carriera universitaria. Bobbio, che fa parte di una buona famiglia della borghesia torinese, con una parte di parenti nella carriera militare legati di conseguenza eh, direttamente al, ai militari fascisti, viene consigliato di scrivere una lettera di adesione formale al fascismo dicendo che non era sua intenzione criticare il regime. Potete immaginare una lettera in cui si vede chiaramente che sta arrampicandosi sugli specchi ma comunque una lettera, chiamiamola, di formale accettazione e di formale ritrattazione delle cose precedenti. È questa lettera che dopo il 92 viene ripresa, non a caso da tutti i giornali del gruppo Mediaset, per screditare Bobbio, ma al tempo stesso screditando Bobbio screditare tutto il movimento resistenziale che, come accennava in precedenza Daniello, è oggetto di un attacco frontale che durerà anche negli anni successivi. In realtà Bobbio ha sofferto moltissimo per questa rievocazione, ne abbiamo parlato moltissime volte, ne avevamo parlato una volta Bobbio, io e un collega spagnolo che ha attuato come avvocato nell'epoca di Franco e che poi ha fatto una brillante carriera come professore, Gregorio Fesses Barba, filosofo del diritto, fondatore dell'Università Carlo III, che all'epoca del franchismo difendeva gli antifranchisti in posizioni analoghe a quelle di Bobbio e consigliava a tutti di scrivere delle lettere di formale adesione blanda a quello che era il regime per la ragione enunciata anche in precedenza che è meglio avere un oppositore in patria che non un'anima pura che però si trova all'estero e non può più fare niente. Il Bobbio per queste evocazioni che sono state anche abbastanza virulente nella stampa quotidiana e settimanale del gruppo Mediaset ha sofferto moltissimo e in realtà erano i frutti avvelenati di una stagione velenosa se ne sono portate le conseguenze fino agli anni 90. Però, eh, ripeto, l'affiliazione che gli è stata anche rimproverata era frutto di quella leva fascista che era un meccanismo in cui chi nasceva e viveva in quel contesto non si poteva sottrarre. Il gesto successivo di quella lettera poteva essere criticato, Bobbio stesso lo autocriticava però aveva una sua giustificazione profonda. Perfetto. E ecco, io avrei un'ultima domanda per, per, per il professor Losano, e, e cioè arriverei al 1972 quando Bobbio passa alla facoltà di Scienze Politiche, e quindi comincia anche tutta una serie di, di riflessioni. E, però chiederei al professor Lozano di raccontarci qualcosa del rapporto, lui, il professor Lozano, scrive cose molto interessanti sul rapporto tra Bobbio e il socialismo liberale. In particolare, anche qui vorrei citare Brandt, perché io mentre leggevo questo, questo libro del professor Lozano, il professor Lozano a un certo punto, parlando di Bobbio, e uh, sottolineando questa sua uh, uh, caratteristica che ho, che ho ricordato all'inizio, cioè questo suo questa sua costante ricerca del dialogo, il, 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 mm, il Bobbio si confronta con i limiti del comunismo ortodosso, ma individua anche degli elementi di, di critica ragionevole, positiva del, del marxismo. E, e quindi c'è un elemento di curiosità che porta a evitare la polarizzazione, questo poi è il succo del, dell'analisi dell che fa il professor Losano, ma a cercare sempre una terza strada, ecco, tra due estremi che sembrano inconciliabili fra loro. Questa curiosità e anche questo, questa ricerca costante a me ha fatto venire in mente, il, il, certamente non un teorico, ma il, il Willy Brandt quando poi lascia la, la cancelleria e torna a essere... Solo presidente del, del suo partito e a tentare, per esempio, col, con gli esperimenti con la commissione Nord-Sud del mondo a individuare delle politiche che vadano oltre la contrapposizione dei blocchi, a cercare ecco, sempre nuove strade. Chiederei quindi al professor Losano ecco, se può raccontarci qualcosa di questo di, del, del socialismo liberale di Bobbio, del suo contributo a questa. A questa ricerca intellettuale, ma soprattutto politica direi. Beh, le radici di questo atteggiamento di Bobbio sono nuovamente Torinesi, Rosselli, ma il suo atteggiamento fondamentale è l'atteggiamento di chi non va allo scontro diretto, ma cerca una soluzione di compromesso. La terza via, ne abbiamo parlato spesso, era per lui una via in cui si praticasse un socialismo con più libertà e un liberismo con più attenzione ai problemi sociali. Di conseguenza, quando si è verificata la formazione della Repubblica con i due grossi partiti Chiesa, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, la posizione di Bobbio era favorevole a un colloquio tra le due parti. Poteva essere un partito di una terza posizione, originariamente il partito socialista da cui poi si è distaccato quando ha avuto la percezione dell'eccessiva corru corruzione all'interno di questo partito, l'altro partito a cui Bobbio ha rivolto la sua attenzione era l'allora partito repubblicano di Ugo Lamalfa che era una terza forza che poteva permettersi di dialogare con le altre due avendo avuto anche un'attività antifascista sino alla fine della guerra una partecipazione al consiglio al comitato nazionale e di conseguenza eh, poteva è stata per bobbio un punto di riferimento indubbiamente la sua attività politica è stata apprezzata la è stato evocato precedentemente la nomina a senatore a vita, che è particolarmente importante. Negli ultimi tempi però il disfacimento progressivo dei partiti, la mancanza di una vera e propria classe dirigente e all'interno dei partiti di un, di un programma per il cambiamento della società lo portava a distaccarsi sempre di più dalla politica con alcune delle sue battute tipiche, una delle quali per me è indimenticabile, parlavamo di questa situazione critica di svuotamento dei partiti, non esistevano più i partiti chiesa, si moltiplicavano i partiti proprietà individuale e non si capiva più qual era il programma a cui tendevano questi. E Bobbio mi diceva, sono veramente stufo di questa politica. Se potessi darei le dimissioni da senatore a vita, ma come senatore a vita come si fa a dare le dimissioni? Dovrei suicidarmi e di conseguenza dice continuiamo così. Però gli ultimi tempi erano tempi in cui notava lo svuotamento degli ideali e di conseguenza sentiva anche lui questa lontananza. I punti di riferimento all'epoca in cui praticava... Un, più attivamente la politica erano o il Partito Socialista pre-Craxiano, i contrasti tra Bobbio e Craxi sono epocali, oppure il Partito Repubblicano, come partito borghese ma non anticomunista, non antisocialista. Di conseguenza, da questo punto di vista, la sua posizione è sempre stata quella di creare una soluzione di compromesso, che non è un vocabolo negativo come frutto di un dialogo in cui si cercano i punti comuni su cui costruire un passo ulteriore. Ricordo che, per esempio, uno degli elementi che negli anni in cui io ero nella DDR avevamo discusso spesso e che mi è tornato in mente in questi giorni a proposito di quello che sta avvenendo con l'Ucraina, era il famoso piano Rapazzi, che oggi probabilmente è completamente dimenticato. Che prevedeva la creazione di un'area neutrale tra, che comprendesse le due Germanie, la Polonia e l'Ungheria, e la Cecoslovacchia, in modo tale da creare una zona cuscinetto tra i due blocchi che stavano per scontrarsi. Mi è tornato in mente perché questa presa di posizione attuale del dire non si può partecipare alla NATO, non si può, ci si può accostare troppo ai confini. Sono tipiche, ai confini della Russia, sono tipiche posizioni molto rigide che non ammettono il dialogo, non ammettono di conseguenza, attraverso il dialogo, una soluzione di compromesso, come potrebbe essere quella di una neutralità o di un armamento controllato. In questo, l'insegnamento di Bobbio continua ad essere per me fondamentale nella considerazione della politica e dal punto di vista della sua attività nella facoltà di scienze politiche è stato nell'epoca dello sfarinamento dei partiti un insegnamento particolarmente importante bene grazie io direi diciamo se la professoressa è d'accordo possiamo aprire anche se ci sono domande sì, sono... Mi spo... arrivo qua c'era una... più che una domanda c'era una precisazione su degli, sugli scritti di fenomenologia, però non ho ulteriori indicazioni di Francesco o Federico Dalbo che ricordava che c'è una. Per chi fosse interessato, era più un appunto. Ehm, Federico Dalbo scrive per la pubblicazione degli scritti di eh, fenomenologia. Eh, si può contattare Federica Buongiorno. Buongiorno dell'Università di Firenze. Questa era un'osservazione, forse un appunto più che altro. In realtà a me venivano in mente delle. Cioè io ho una curiosità che forse non è. Eh, eh, aprirebbe un eh, forse un discorso troppo ampio, ma è stato citato prima eh, l'altra figura di giurista fatale. Eh, tedesco negli anni 30, e cioè colui che lei lo sa già, capito professor Lozano, a chi vi riconosco, a chi vi riferisco, l'altra figura fatale negli anni 30, colui che di fatto fu anche l'autore, insomma, e contribuì parecchio all'esilio di Kelsen, no? l'altra faccia, no? E cioè eh, Schmidt. Eh, lei ha citato prima quel, cioè, quell'incontro, mi ha molto sorpreso quell'incontro fra eh, Bobbio e Schmidt. E mi chiedevo se poi, eh, In Bobbio, e penso forse, se non mi sbaglio, anche a quel bel saggio che abbiamo anche qui, è il caso di Ricordo. Wagenbach ha tradotto L'età dei diritti in italiano uscito dai Naudi, no? ci sono dei bellissimi libri tradotti da Wagenbach eh, con cui c'era anche un rapporto personale fra Klaus Wagenbach e eh, Norberto Bobbio. Qui ci sono delle riflessioni no? in tema di diritto di resistenza e su altri temi in cui come fra le righe sembra di sentire un confronto implicito con Schmidt che non viene mai citato. Stesso discorso rispetto a Anna Arendt. Nelle, nelle, mi riferisco all'età dei diritti. Allora mi chiedo, c'è questo, cioè non è stato semplicemente un incontro, è stato, eh, un, sono stati testi, concetti con cui Bobbio implicitamente poi, che aveva presenti nel prendere su le sue posizioni. Non so se mi ha sentito. No, la, dico, la, la domanda è rivolta a me, vero? Sì, se questo Schmidt, al di là di quel primo incontro, Schmidt e il pensiero di, Schmi, di Schmidt, rimane inespresso anche un interlocutore oscuro o implicito di Bobbio successivamente. Ma Bobbio, Bobbio ha avuto... è filosofo della politica. No, no, Bobbio ha avuto un contatto epistolare anche in, in, in anni ancora relativamente recenti con Schmidt, per cui questo primo incontro che l'aveva sorpreso per l'apertura verso un giovane studente è poi continuato sul piano personale con uno scambio di lettere eh, assolutamente, come dire, accademico fra le due persone. Una presa di posizione verso Schmidt è in realtà il più delle volte implicita negli scritti di Bobbio. Questo tenderei a dirlo, da quello che ho visto io. Poi, evidentemente, teniamo presente che la produzione di Bobbio è talmente vasta che conoscerla tutta è un'impresa veramente impossibile o quasi. Richiederebbe una vita per ripercorrere tutta la vita che ha dedicato a produrre questi scritti. La posizione è stata sul piano personale di un rapporto tra due universitari su sponde opposte ma con un rispetto reciproco formale. Sul piano della critica è l'argomentazione stessa di Bobbio che diventa una critica al, alle affermazioni del giurista del regime Schmidt. Mi fermerei su questo. Eh. C'era comparsa una domanda sempre di Federico Dalbo che chiedeva se è stato pubblicato il carteggio Schmidt, Bobbio Schmidt. No, probabilmente. No. Ma no. anche perché non è un vero e proprio carteggio, credo Beh. che siano alcune lettere. Certo, bene. Eh. Abbiamo anche un fedele pubblico virtuale che ci ha seguito questa sera. E mi chiedo se c'è qualche domanda, qualche curiosità. Scusate, io non sento quello che sta dicendo la dottoressa poi. Allora, no, dicevo... Mi scusi, che... eh? Allora, mi chiedevo se c'era qualche domanda qui, nella nostra sala conferenze, dal nostro eh, pubblico, ricordando anche che abbiamo avuto un... Eh, Fedelissimo pubblico virtuale che l'ha ascoltata questa sera. E altrimenti mi rivolgo qui. Non vedo, non vedo, non vedo segnali, ma penso che stoff zum Denken e zum Nachdenken anche ci sia stata offerta con grande generosità, soprattutto perché attraverso queste genealogie abbiamo ripercorso anche. Eh, quello che abbiamo esattamente dietro il nostro presente ora, insomma, e quindi eh, ci, sono, si tende, ci sono delle sezioni no, della storia recente eh, italiana che, che magari sembrano scomparire, ma che in realtà eh, vanno non tanto ricordate di per sé, ma possono spiegare tanti fenomeni con cui ci troviamo oggi ehm, a ragionare. Quindi io ringrazio molto. Moltissimo, ringrazio moltissimo il professor Losano e, e um, Fernando Daniello che è stato qui eh, e, gli, e lo ha eh, sollecitato in tante direzioni. Um, io spero molto che ci siano delle altre occasioni. Ne abbiamo già un po' accennato per tornare anche su altri versanti di interesse di Mario Losano come l'informatica giuridica che, eh, di cui è stato ed è tuttora eh, uno dei massimi studiosi e, e direi al nostro pubblico invece ringrazio Ricard, eh, l'interpretariato di Richard Molko, ringrazio la nostra regia tecnica, il pubblico Presente, resistente e anche quello eh, virtuale. Eh, faccio solo l'annuncio come d'obbligo eh, alla fine della nostra serata, e cioè che non eh, abbiamo, dato la, il formato eh, ridotto della 72 edizione della Berlinale quest'anno, non siamo. Ancora in grado di prevedere se potremo tenere il nostro consueto talk con i, i, gli uomini i, con, il, con il mondo del cinema italiano che comunque sarà presente a Berlino, quest'anno è molto arduo. Ma però non perdo l'occasione di ricordarvi che il 24 febbraio eh, abbiamo un appuntamento per una scorribanda nei caffè storici italiani, ma guardate dal punto di vista: di luoghi dove si è formata la sfera pubblica, la öffentlichkeit, eh, con il sociologo Adriano Cerulo. Quindi, se non prima, sicuramente ci incontreremo il, il 24 febbraio. Grazie a tutte e a tutti, e grazie ancora a Mario Losano e a Fernando Daniello. A presto, arrivederci. Grazie dell'attenzione e grazie anche dell'invito. Se ci sarà qualche curiosità resto a vostra disposizione. Grazie moltissimo anche per questa generosità sua. Arrivederci e buona serata. Buona serata a tutti.